Allora, questo video non è né un vlog né niente, anzi è per aggiornarvi di alcune cose, perché finalmente oggi ho comprato un cavalletto fantastico per la macchina, quindi se l'ho montato bene e tutto va come deve andare, soprattutto sperando che sto registrando. Fibi, non piangere però, mamma, non dovrebbe crollare la macchinetta fotografica, quindi non vedo l'ora di farvelo vedere, naturalmente non oggi perché la sto provando. E ve lo farò vedere poi in un altro video. Ho comprato due cavalletti molto carini, ma questo secondo me è fantastico. Dovrei stare in camera, non ci dovrebbe essere problemi. Insomma, detto questo, allora vi voglio rendere partecipi di una cosa carinissima. Poi magari a voi non ve ne frega niente, ma io mi sono ammazzata dalle risate, ma proprio con i crampi allo stomaco, perché stiamo organizzando, già ve l'ho detto in un altro video, un video con un'altra ragazza di YouTube che è cristiana. Il suo canale è sonickcrix60035, andatelo a vedere il suo canale, già ve l'ho detto in un altro video perché è troppo forte. E siccome stiamo cercando di fare un video insomma in collaborazione, ma non è che noi ci accontentiamo di fare un video in collaborazione normale, no, cioè praticamente in questo video ci sono linkettini, una cosa insomma non lo so, una cosa complicatissima. Ed il bello, lo sapete qual è? Che io non sono, già è tanto che sono capace ad accendere il computer, però dico, mi affido a lei, perché insomma se vuole mettere linkettini sarà esperta, e invece no, cioè lei praticamente che cosa ha fatto? Si è affidata a suo marito, al suo compagno, adesso non lo so se sono sposati, però io anche, cioè, dico mio marito, ma in realtà non siamo sposati. Comunque, detto questo, si è affidata al suo compagno perché è un programmatore, quindi dice, ah non ti preoccupare, c'è Riccardino, praticamente sono giorni e giorni che siamo su questi video, e oggi siamo state la bellezza di quasi 2 ore al telefono perché dovevamo fare questa cosa. Lei mi ha detto, guarda non ti preoccupare, la facciamo passo passo, non ci si raccapezzava. Va bene, non ti preoccupare, entro nel tuo computer, faccio io, insomma sembravamo due sceme. E alla fine niente, dice, non ti preoccupare, adesso sai che cosa faccio? Chiamo Riccardino perché me lo fa lui, in 2 minuti fa tutto, ta ta ta, insomma chiamiamo Riccardino. Quindi eravamo io e lei al telefono con il PC davanti e Riccardo su Skype insieme a lei, quindi non si capiva un cavolo. E morale della favola, ragazzi, non abbiamo fatto una ceppa lippa, perché praticamente il computer era lentissimo, quindi cioè alla fine non siamo riusciti a fare un cavolo, mannaggia la miseria. Però devo dire che anche se non siamo riusciti a fare un cavolo, ci siamo divertite da morire, cioè io me la sono fatta sotto dalle risate, cioè è stato troppo troppo divertente, ragazze, è una cosa allucinante. E speriamo di riuscire a farlo questo cavolo di video, cioè di riuscire a montarlo, perché ripeto, abbiamo voluto fare una cosa, per chi non è capace comunque ad utilizzare il PC è una cosa complicatissima. Sì, magari se parto in prima invece che in seconda magari è meglio. Sì! E oddio, oh mio Dio, pazza la riscossa, via, più veloce della luce. Ragazzi, vi rendete conto che posso anche sgommare? Sì, però magari è meglio se non sgommo, perché con questo cavalletto non si muove niente. Yuhu! Ce l'abbiamo fatta, oh mio Dio, è bellissimo, speriamo che non crolla, è fantastico, ve lo dovrò far vedere. Speriamo che ci arrivo anche a casa, perché adesso non mi va di spengere la macchinetta, perché praticamente il pulsante sta praticamente appiccicato al vetro e quindi non riuscirei comunque a spengerla. E praticamente considerate che sono le 5:10 e noi ci siamo sentite all'incirca alle 3, quindi vi ho detto tutto, cioè è una cosa allucinante. Praticamente non essendoci riuscite, ci dobbiamo risentire domani sera verso le 10, perché poi anche lei comunque lavora, e quindi domani sera verso le 10 ci risentiremo per cercare di raccapezzarci a fare questo video. E che vi devo dire? Ah, oggi sono andata al mercato con mami e non volevo comprare niente come al solito, mannaggia le mie mani, me le devono tagliare. E c'è un banco al mercato dove vendono, ripeto, vecchie collezioni, quindi avevano Colli, Star Diego della Palma, Sephora, Max Factor, cioè un sacco di cose. E stavo sbavando, vi dico la verità, perché c'era una cifria da oggi che mi viene da una cifria bellissima di Sephora, uguale, e bellissima, proprio un colore matte, fresco, luminoso,
aspetti un attimo che qui mi si è cancellato qualcosa, e praticamente veniva 8 euro, che veramente non è niente confronto a una cifra, cioè, se quella veniva 8 euro sicuramente da Sephora sarà stata sui 16 euro penso, perché di solito la vendono alla metà, però sinceramente veniva un po' troppo per le mie, un po' troppo, preferivo comprare qualcosa in più. Quindi ho comprato qualche ombrettino, se non sbaglio ho comprato un correttore e qualche altra cosa, poi ve lo faccio vedere comunque in un video haul, sono poche cose però non ce l'ho fatta. E allora, parlando del tempo, oggi fa 28 gradi, neanche so che giorno è oggi, 10 maggio forse, ho perso proprio la cognizione del tempo. E, ma veramente stamattina ha fatto un caldo pazzesco ragazze, veramente caldo, non so, ci ho messo un secondo ad arrivare a casa, veramente caldo. Mi auguro, sicuramente ci sarà mio marito in bicicletta, perché mi ha detto non vado in palestra amore ma vado un po' in bici. Abbiamo comprato lo specchio per il corridoio, anzi l'ho comprato, mi sono fatta un mazzo così per portarlo su perché pesa un botto, e quindi speriamo che me lo monta al più presto, perché quel corridoio così non lo posso più vedere, ho sempre casa a metà, cominci un lavoro e non si finisce mai. Allora, più veloci della luce, mettiamo il turbo, metti il braccio dentro, nonno, suoni, ce l'hai fuori il braccio, non lo so io. Allora, ragazze, il cavalletto funziona, io vorrei attaccare, cioè vorrei attaccare, vorrei spengere, no spengere, tirare sui finestrini, perché chi mi sente parlare da sola qua mi conoscono tutti. Non cade, non cade, vediamo se trovo un parcheggio. Allora, qua c'è la moto del mio amore. Ah no, non è questa. Ma tutte moto. Ah, la moto del mio amore sta lì. Qui stiamo entrando sotto i portici, ragazze. E ce l'abbiamo fatta, ragazzuole. Ce l'abbiamo fatta. Porcheggiamo. Ce la farò a salutarvi? Non è che voglio prendere la moto del mio maritozzo, eh. Olè. Ragazze, siamo giunti a destination, vi do un bacione, grazie per avermi fatto compagnia nel ritorno a casa e ciao! Ciao, gente!